Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati dal vostro iceberg. Siamo tornati su Far Cry 4. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you. Through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it, didn't understand. Però in questo momento mi sentirei più di andare da Mita. Andiamo da Mita. In questo momento preferisco perché non so. Comprendo più quello che ha detto, capisco più quello che ha detto Mita che quello che dica Sabal. Magari avere. Dove cazzo si esce qua? Ok. Magari avere l'oppio vuol dire dare una possibilità in più al popolo del Kirat e comunque dargli qualcosa su cui costruire la loro economia. Poi, naturalmente può essere un punto di partenza. Vabbè, dopo questo pensierino filosofico, andiamo. Ok ragazzi, sono arrivato con un po' di difficoltà perché a un certo punto mi hanno attaccato dei lupi, dei cani, qualcosa. Ho incontrato questi due brutti ceffi che ho già steso per la strada. Sono praticamente arrivato a destinazione e vediamo. Elimina i nemici e protegge i campi di papaveri. Quindi dobbiamo intrufolarci là sopra. Infatti ecco la fabbrica di Kirati. Sono alla fabbrica del tè. Grande Ajay. Le piantagioni di droga sono il futuro del Kirat. Ci servono. Ma tu ne sei proprio convinta? Elimina l'esercito e prenditi cura dei papaveri. E stai attento. Avrò ancora bisogno di te in questa guerra. Ok, allora, ci sono una banda, una caterva di nemici. Cerchiamo di contrassegnarli. Allora, due sono qua. Là c'è una cassa per le munizioni. Là c'è qualcosa da far saltare in aria, credo. Qua c'è una cassa di munizioni. Qua sono due nemici. Da quelle parti c'è sempre qualcosa da far saltare in aria. Poi abbiamo un altro nemico là, un altro là. E da queste parti poi facciamoci magari un giro. Mettiamoci su questa visuale. Vediamo un po'. Credo non ce ne debbano essere altre, anche se sicuramente credo che spunteranno. Infatti un altro è là. Vabbè, noi iniziamo ad andare. Intanto c'è una musichetta sotto adrenalinica. Noi scendiamo e iniziamo ad intrufolarci. Qua non credo ci sia nessuno. Infatti l'entrata almeno è libera. Ci sono delle cose per le munizioni che io mi voglio prendere. C'è anche un'altra arma. Saccheggiamo qua. Abbiamo trovato dei soldi e adesso possiamo passare all'azione. Intrufoliamoci subito. Andiamo a passargli per dietro. Mi è stato consigliato di essere molto molto più stealth di quanto io non sia già, che non lo sono in effetti. E proviamo ad attaccare subito a questo nemico alle spalle con grandissima calma, con una colonna sonora fantastica. Là c'è un cane che ci attaccherà di sicuro appena ci vede. Vabbè, buttiamoci. Poi magari, cazzo, qua c'è, è sbarrato. Dove cazzo è andato? Qua dentro, qua dietro. Porcaccia una miseria. Io mi nascondo. Tu non mi vedi e io ti uccido. Ok, con grandissimo silenzio ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto fuori il primo nemico, dai ragazzi. Vediamo se qua dentro tante volte. Qua c'è un altro nemico che sta arrivando, che non ho nemmeno contrassegnato, quindi non vedo da che parte sta venendo. Caccia una miseria, qua davanti a noi proprio. Ok, sono riuscito ad ucciderlo. Non so come abbia fatto, ragazzi, davvero, perché mi è spuntato davanti così all'improvviso. Anche se io credo che alla fine mi scopriranno sicuramente. E quel cane bastardo, il primo proprio, che ho già visto che mi ha scoperto. Secondo me siamo costretti ad andare a ucciderlo, perché ho paura che possa allertare i nemici. Infatti, porca la miseria, sono riuscito a ucciderlo.
con due colpi di coltello. Non si è allertato nessuno, tra l'altro. Ho mandato via il volume delle cuffie, perdonatemi questo piccolo attimo. Cazzo, mi hanno scoperto, lo sapevo. Mi hanno scoperto, lo sapevo. Devo andarmi a trovare un posto e anche una cura urgente. Ok, mi sono nascosto di nuovo. Sto trovando un pochino di difficoltà perché... Ok, fuori uno. Colpo alla testa. Qua qualcosa ha preso piede in una maniera assurda. C'è un razzo incredibile. Mi vado a mettere qua sopra, che magari dal rialzato. Ma dal rialzato cose? Va bene, non sto capendo un cazzo. Vabbè, mi hanno ucciso. Ti pare io. Non posso assolutamente farmi scoprire in questa missione, perché altrimenti sono fottuto. Ma se non muoio almeno una volta ogni missione, non posso andare avanti. Ok ragazzi, eccoci al secondo tentativo. Proviamo a farci sempre il solito giro. Però questa volta voglio provare ad attaccare non dal lato destro, ma dal lato sinistro. Sono alla fabbrica del tè. Grande Ajay, le piantagioni di droga sono il futuro del Kirat. Ci servono e ho bisogno. Elimina i nemici e proteggi i campi. Prenditi cura dei allora papà. Una granata qua la lancio subito. E stai attento, avrò ancora bisogno di te. Ucciso nei multipla, ne abbiamo tolti subito due da mezzo. Ne abbiamo tolto un altro. E quest'altro adesso lo devo cercare di prendere. Ce l'ho fatta. Anche se adesso mi stanno mandando i cani ad attaccarmi. Quasi sicuramente. Aspetto solo che vengano, perché devo capire anche il lato da dove vengono. Porca miseria, chi è che mi spara? Ah cazzo, come cicatrizzi le cose te, eh? Proviamo a cambiare un pochino zona, a girarci intorno. Devo ricaricare l'arma. Mi sono messo 100.000 volte più lontano. Stanno sparando un altro colpo di razzo. Devo spostarmi. È da là che arrivano i guai praticamente. Devo cercare di prenderlo. Non ci sono riuscito. Devo... Vabbè, comunque credo di aver capito la modalità. Devo cambiare sempre posto. Cazzo, mi ha preso, porca puttana. Mi ha preso, porca c'è una miseria. Corri. Sono riuscito a evitare. Campi di papaveri intatti, 3 su 4. Vabbè, mi ha preso di nuovo intanto. Ma porca di questa miseria. Devo farmi un giro al contrario così. Magari... Tante volte riesco a beccarli alle spalle, a trovare anche una cazzo di cassa per le munizioni, che non troverò davvero mai. Saliamo qua. Saliamo ancora anche qua. E qualche nemico mi ha scoperto, perché mi stanno sparando addosso queste cose. Proviamo a saltare da questo lato. Voglio cercare di assaltarlo da una di queste parti. Prendi, ho fatto giro a tutto tondo. Sono uscito dall'altra parte. Là non so cosa stia succedendo. Guardate cosa ho trovato. Guardate cosa sono uscito a trovare. Ops. Vediamo se mi riesco a mettere a quest'arma. La riesco a girare tutta. E andiamo all'attacco adesso. Colpo alla testa, il primo headshot. Adesso dovete venire tutti da queste parti, perché vi ho in pugno e vi ho già ucciso praticamente. Una volta che vi siete fatti vedere, siete morti quando se ho sotto quest'arma. Ve lo dico, non venite proprio da queste parti. Questa può essere la svolta della missione. Giuro che ti sparo all'impazzata. E voi due che siete qua, anzi voi tre, voi quattro, quanti cazzo ne siete, non passate davanti a me, ve l'ho detto prima. Non passate davanti a me, questa è la svolta della missione, ragazzi. Questa è la svolta della missione. È assolutamente la svolta della missione. Ci sono altri due nemici, a quanto pare, mi conto.
Abbiamo fatto fuori un altro, quindi dovrebbe esserci l'ultimo in giro. Dovrebbe esserci l'ultimo in giro. Questi megafoni li posso rompere? Boh, non credo. Comunque, io mi stacco da qua. Ok, sono riuscito a toglierne da mezzo altri due. Credo ce ne sia qualcun altro. E infatti sopra. Dove cazzo vai? Io mi vado a nascondere di nuovo di sotto e mi vado a riprendere la mia arma, perché è davvero utile. Comunque mi sono sbagliato, perché non ce ne sono due. Non ce ne sono due di nemici, ma qualcuno proprio pochi in più. Là ce n'era un nemico che sta cercando di girarsi a tutto tondo la casa. Là ce n'è uno, ti ho visto proprio tanto tanto, e infatti sei morto subito. Ho bisogno di una cassa per le munizioni, ma non ho idea di dove trovarla. Mi sembra che forse là poteva essercene una, ma non voglio allontanarmi più di tanto, sinceramente, perché praticamente ho finito tutte le munizioni per le armi. E vi ripeto, abbiamo urgente bisogno di crearci una nuova fondina. Qua intanto interagiamo di nuovo. Non mi ricordo dove l'avevo vista, forse una cassa. No, tu questa non te la vai a prendere. No. Sì, guarda, me ne sono proprio andato, guarda, me ne sono proprio andato. Mi armo e ti distruggo. Amita, signori, ce l'abbiamo fatta finalmente dopo un'eternità di tempo. Dopo un'eternità di tempo. Stiamo arrivando lì. Dopo un'eternità di tempo ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta dopo un'eternità di tempo. Non ho capito cosa ha detto l'ultimo generale militare dell'armata, qualcosa. Ritrovati con il sentiero d'oro. Andiamo subito proprio. Sono arrivati i primi rinforzi. È arrivata anche Amita. Dicono che sta arrivando l'esercito, perché si vogliono riprendere. L'armata sta arrivando da sud. E sud dove cazzo è? Ah, là ci sono i mortai, là c'è un mortaio. Andiamo, ne vado a prendere subito possesso. Questa missione non finisce più, ragazzi. È davvero bellissima per quanto mi riguarda. Se la pensate come mi invito al solito a lasciare un like. Io mi vorrei armare di mortai. Un campo di papa. Ah, mi sta bruciando, perdonatemi, ma. L'esercito sta bruciando i campi. Spegni gli incendi con gli irrigatori. Corro subito, corro proprio subito. Io però non ho armi, non ho altre munizioni. Porcaccia la miseria. Porcaccia miseria, ho preso anche fuoco. Porca miseria. Ok, sono morto. Vabbè. Brutto come cosa. Amita, è fatta. Bull, non molla le piantagioni di droga. Ti mando i miei uomini. Resisti finché non arrivano. Ok, io resisto, però ho bisogno di ho un urgente bisogno di munizioni. Non so da dove cazzo prenderli. Soldati da sud, un cazzo. Come li marco? Come li prendo? Aspetta, c'è questa. Usiamola. Visto che l'abbiamo, mi sono anche fatto male, tra l'altro, per fare presto. Punto a tutta birra sul furgoncino. L'esercito sta bruciando i campi. Non posso andare, sono solo e senza una cazzo di munizione. Cazzo, devo andare a salvare quel campo, però non ho munizioni per difendermi. Vabbè, lui ha preso fuoco intanto da solo. Io devo girare, devo cercare. Qua non sembrerebbe esserci più nessuno, infatti è così. Andiamo subito, interagisci. Ok, abbiamo salvato il primo campo. Io continuo a non avere munizioni. Anzi, ne ho recuperato qualcuna, ragazzi. Attenzione, sono riuscito a recuperarne qualcuna. Qua intanto ce n'è uno con una molotov in mano, quindi abbattiamo subito. E adesso
Ok, tu prendi fuoco intanto e muri proprio. Soldati da est! Presto, presto! Ok ragazzi, seconda ondata di nemici sani però. Arrivano da est e io devo proteggere dei campi, però non ho munizioni. Che è disattivare? Ah sì, il megafono grido. Vabbè, comunque, disattiviamo. Boh. Voglio andare ad armare un po' di mortaio. Ok, ne sparo uno là. Ok, sono riuscito a dare fuoco a un bel po' di nemici. Ce n'è uno qua sotto che mi sta ricercando tipo tantissimo. Scusa, uomo molotov. Ecco le munizioni dove sono. Ecco le munizioni dove sono. Finalmente, ragazzi, una bella boccata d'ossigeno alle nostre munizioni. Colpo alla testa, sono riuscito ad ucciderle. Sganciali prima di andare nelle fiamme. Andiamo qua, proviamo ad interagire subito con questo. No, però lo devi accendere l'irrigatore. Ecco, bravo. Perfetto così. Andiamo a cercare quello che... Adesso che ho le munizioni, giuro che... Ok, sono riuscito a toglierne un altro da mezzo. Sei un fallimento! Ok, sono riuscito a ucciderne un altro, ma mi devo curare perché altrimenti ho vita breve. Dove sei? Dove sei tu? Ce n'è uno proprio sotto di me, credo. E infatti l'abbiamo ucciso subito, sono riuscito ad ucciderlo. C'è un altro campo qua che va salvato, perché mi sembra che gli hanno riappiccato il fuoco. Sì, però devi salire le scale. Devi salire le scale. Qua c'è un campo che va salvato. Interagiamo, hanno spento gli irrigatori quelli. Un campo di papaveri sta bruciando. No, stanno dando fuoco proprio a tutto qua. Tu prendi fuoco tipo tantissimo. Là c'è qualcos'altro che prende fuoco. Ok, hanno un alleato riuscito ad accenderlo. Respinge e protegge i campi di papaveri ancora. Mi pare di aver capito che sta arrivando un ultimo, cioè un'ultima, sperando che sia un'ultima ondata da nord, cioè dall'altro lato. Cioè, quello dovrebbe essere il terzo e ultimo campo di papaveri disponibile. Io mi armo di questa per adesso, perché davvero mi avete rotto le palle in una maniera assurdissima. Inceppata l'arma, grazie sempre, un bacio alla fortuna proprio. Tu ci muori. Ce ne sono un paio da quelle parti che moriranno subito. Poi c'è il furgone qua che sono morti proprio tutti prima di entrare. Altri due che arrivano, questi sono quelli delle molotov. Porca troia, quanto vi odio. Bisogna di curarmi però. Sono riuscito a guadagnare un po' di tempo a dare fuoco a un'altra persona. Curiamoci ancora, perché ci dovrebbe essere un'ultima ondata di nemici da contrastare. C'è un altro campo di papavere, sempre quello in realtà, non è un altro, che sta andando a fuoco. Ok, l'ho fatto prendere fuoco. C'è questo campo che brucia tipo tantissimo. Ok, ce l'ho fatta a recuperare. Sono uscito nella missione di recupero. Ho salvato tutti i campi di papà. Porca miseria. Io mi trovo in mezzo alle fiamme in tutto ciò, Proviamo ad uscircene. Ok, perfetto. Ci sta parlando Amita. Adesso è Amita che guida il sentiero d'oro.
quindi, con questa missione completata, ragazzi, io vi saluto. Mi invito come sempre a lasciare un mi piace, un commento, iscrivervi al canale. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!